Quattro Canti, diretto dal maestro Gianni Martini. Andate in scena sabato sera al Teatro Rina e Gilberto Govi con uno spettacolo sugli anni 60 e 70. Io vorrei sapere di cosa parla questo spettacolo. Ma diciamo già dal titolo, che è un racconto in musica, si evince un po' quello che si può intuire, quello che è il percorso. Il testo che ho scritto è un testo che appunto racconta nelle linee generali quello che è stato un po' il clima degli anni 60 e 70, visto dalla nostra angolazione di persone che comunque in quegli anni lì erano politicamente impegnate. Questo credo che è un filtro che indubbiamente c'è, ma raccontando anche un po' quello che è il costume, che è stato il costume musicale di quegli anni, prendendo come spunto il fatto che le canzoni spesso, anche se noi non vogliamo, costituiscono una sorta di colonna sonora che ci accompagnano, e attraverso le canzoni alle volte magari ci vengono in mente non solo le facce ma anche certe situazioni, certi contesti in cui siamo stati. Cantare in un coro è bellissimo perché ti aiuta molto a imparare a stare con gli altri. Tu entri molto in sintonia con i tuoi vicini, con i tuoi compagni di sezione e con i tuoi vicini di sezione. Quindi è una cosa magnifica perché proprio ti fa sentire parte di un qualcosa che poi è una cosa sola e ti fa sentire unito veramente, e nascono delle vere amicizie al di là del discorso artistico. È proprio anche un discorso soprattutto umano che ti arricchisce umanamente. È molto gratificante e unisce anche, credo, molto le persone facendo la stessa cosa, cercando di farla al meglio. Quindi l'idea guida, diciamo, oltre il fatto del repertorio, è quello di raccontare, prendendo come spunto la canzone come colonna sonora. E allora alcune di queste canzoni sono più legate, diciamo, al costume di quegli anni, sono anche canzoni leggere, però man mano che lo spettacolo va avanti, dalla spensieratezza, come poi è successo nella storia italiana, no? Dalla spensieratezza degli anni 60, dove si pensava che le cose potessero cambiare, no? Forse anche a livello internazionale, c'è stato il 68, no? Quindi si sperava che le cose potessero cambiare in una società più a misura d'uomo. Poco per volta invece si è visto che sono venute a galla le contraddizioni e i problemi di sempre, con la specificità italiana che li ha incancreniti, e a questo punto entrano in ballo anche alcune letture di Gabriel e di Pasolini, che sono stati delle, per così dire, hanno saputo cogliere di quegli anni lì ovviamente diciamo i vettori fondamentali, no? Perché hanno analizzato, più che analizzato, che loro non era obiettivo loro fare delle analisi, non erano dei sociologi, ma hanno colto gli umori, anche la dimensione esistenziale delle persone, ma mettendola in relazione agli scollamenti istituzionali, ai problemi che in Italia abbiamo avuto in quegli anni lì, quindi rigurgiti fascisti piuttosto che cose molto molto pesanti, e loro indubbiamente li hanno sapute denunciare, ecco questo, li hanno sapute denunciare e dire. Però poi, come credo sia giusto, si finisce con una speranza. Il nostro messaggio che diamo alla fine è un messaggio di speranza, e speriamo che l'uomo possa continuare, si chiude così, a inseguire, a difendere la libertà, perché chiudiamo con la libertà di Gaber. La difficoltà sta proprio anche nell'imparare imparare la parte, ecco, cercare di memorizzarla soprattutto, anche perché a volte il maestro magari fa dei cambiamenti così improvvisi e dobbiamo cercare di andargli dietro e memorizzare quello che stiamo facendo.
come coro Quattro Canti esistiamo ufficialmente dall'ottobre 2008. Poi man mano, prima eravamo una dozzina di persone, il coro è cresciuto negli anni, quindi poi man mano si aggiungono persone, adesso siamo più di 40 e quindi insomma una bella scommessa. Senti, è un coro molto grande, sono circa 40 elementi, come si prepara un coro così e quali sono le difficoltà maggiori nell'arrangiare canzoni come quelle che portate voi e renderle adatte all'interpretazione da parte di un coro? Ma diciamo, questo è il mio lavoro, quindi diciamo io scelgo dei brani che penso, siccome quasi tutti i brani sono fuori dalla tradizione corale, no? Io credo di essere stato uno dei primi 13 anni fa, quando ho cominciato col coro Danio, a costruire un repertorio che fosse completamente al di fuori della tradizione corale, no? Normalmente quando si cita la parola coro vengono in mente gli alpini, le canzoni folcloristiche, le canzoni politiche, i canti popolari, le romanze liriche, anche musica sacra profana del Rinascimento, del Barocco, ma non viene in mente She Loves You dei Beatles piuttosto che San Francisco, no, di Scott McKenzie. Io invece ho iniziato con questo anche per costruire un qualcosa di diverso e normalmente quando scelgo un brano lo scelgo in relazione a quello che le mie modeste capacità mi suggeriscono, no? Cioè io spero che e scommetto che quel brano lì potrà venire sufficientemente bene. Dopodiché loro si impegnano per quello che possono, perché chiaramente si tratta di un coro di non professionisti, come sono quasi tutti i cori di tutto il mondo, no? A parte quelli che lavorano nei teatri stabili, tutto il resto sono cori in formazione amatoriale, ma è molto bello e credo che sia questo l'aspetto fondamentale, incontrarsi per costruire una cosa insieme, cantare insieme, stare insieme facendo una cosa che ci piace. Occorre un impegno e quindi, come dire, dal mio punto di vista un po' la fatica è anche quella di cercare che poi i risultati ci siano, e quindi è chiaro che governare un insieme di persone così non è proprio del tutto semplice, devo assolutamente riconoscerlo, però comunque insomma i risultati ci sono, loro si impegnano e quindi in linea di massima la trasmissione col pubblico e la comunicazione col pubblico c'è, e questo credo che sia la cosa più importante, ecco.